94 nuovi soci hanno detto sì nel 2011 a Coop Umbria Casa. Si evince dal bilancio sociale 2011 presentato a Perugia dalla cooperativa dell'Abitare, attiva sul territorio regionale dal 1986. Numeri positivi nel rendiconto dell'anno passato, che fa registrare 5.283 soci in totale, 10 milioni di euro di patrimonio netto e 1.884 costruzioni ultimate al 31 dicembre 2011. Ci siamo riusciti grazie al favore che i soci ci hanno riconosciuto e quindi il bilancio della cooperativa, al di là di quello chiuso quest'anno in modo positivo, però lascia intravedere anche per il futuro, per tutta l'attività svolta, prospettive buone. Un futuro che significa nuovi alloggi per Coop Umbria Casa, che guarda già al progetto di Monteluce Alta, ristrutturazione della parte superiore dell'area precedentemente occupata dal Policlinico di Perugia. Un progetto molto atteso che conta già 50 soci interessati. I tempi che noi prevediamo sono quelli di poter avviare materialmente i lavori, se tutto andrà come speriamo, entro l'autunno del prossimo anno, del 2013, dopodiché il tempo di realizzazione è presumibile in 2 anni e mezzo, 3. Gli appartamenti sono 75 e sono quindi un buon numero, sono suddivisi in 3 corpi di fabbrica collegati al piano interrato da un'unica piastra per i garage. Sicuramente un progetto interessante, un progetto che ha dovuto ottenere il placet anche da parte della sovrintendenza, non solo del Comune di Perugia, proprio per l'importanza che questa iniziativa ha anche dal punto di vista paesaggistico e ambientale. Negli obiettivi di Coop Umbria Casa anche la mutualità. Con un totale di circa 650.000 euro destinati alla comunità in 30 anni, reduci dalle donazioni all'ospedale di Città di Castello e Terni nel 2012, la cooperativa ha assegnato dal Fondo di Mutualità e Socialità 10 borse di studio ai figli dei soci che quest'anno hanno conseguito il diploma di scuola media superiore con valutazione da 90 centesimi in su. Ci sembra un'iniziativa che nel corso degli anni sta riscuotendo sempre maggiore successo ed è anche uno stimolo ai figli dei nostri soci per poter proseguire negli studi, un piccolo contributo, una piccola spinta per provare a guardare con più fiducia al futuro.